Ecco, siamo ad Augusta, una comunità cittadina che sta attraversando un periodo estremamente difficile. Io come sacerdote, come parroco di questa città, mi sono accorto che ad Augusta abbiamo un'emergenza in atto ormai da diversi decenni. Ci sono tantissime morti di cancro, soprattutto ai polmoni, che ci fa capire che la qualità dell'aria che stiamo respirando è estremamente brutta. Non scendo nei dettagli, io non sono un tecnico, ma ho voluto sempre affrontare il problema dal punto di vista etico-morale, vale a dire questa gente che sta morendo ad Augusta di cancro è gente che possiamo dire senz'altro vittima di una strage silenziosa. La gente è costretta a respirare aria inquinata, a fare il bagno nel mare inquinato, a mangiare pesce inquinato, e dalle analisi fatte dalla magistratura negli anni scorsi è emerso che le donne di Augusta, per esempio, hanno una percentuale di ossia nel latte materno molto più alta rispetto a quelle di Catania. I nostri ragazzi sono pieni di mercurio, di piombo e di zinco nei capelli, vale a dire la stessa atmosfera sotto la quale viviamo è un'atmosfera nociva. Ora, di fronte a questa situazione noi non possiamo rimanere indifferenti. Certamente smuovere la coscienza non è una cosa facile, noi comunque ci stiamo tentando. Ecco, una delle grandi iniziative che abbiamo promosse, possiamo dire grandi perché ha avuto una rilevanza nazionale, è stata quella della messa del 28 di ogni mese, in cui facciamo l'elenco di tutte le persone che sono decedute per tumore in questi anni. Abbiamo raggiunto una cifra che va dai 600 ai 700 elementi, morti di cancro, e questo ci fa capire che ad Augusta è in atto questa sorta di strage. Lei, Don Palmiro, ha invitato anche il Presidente della Repubblica a questa messa che fa ogni 28 del mese. Sì, ma è stato invitato anche il Prefetto, che dovrebbe essere presente il prossimo 28, quindi la prossima messa. Ovviamente che le istituzioni si muovono per venire qui è una cosa alquanto non improbabile o difficile, e significa assumersi anche delle responsabilità, e queste responsabilità nessuno pare se le voglia assumere, però a me incombe la responsabilità di dover celebrare i funerali di tante persone che di questa malattia purtroppo si ammalano e non muoiono. È chiaro che da solo non posso fare granché, ma le istituzioni opportunamente sollecitate potrebbero darci una grande mano d'aiuto per risolvere alla radice la situazione. E noi ci auguriamo che questo avvenga il più presto possibile, perché mentre qui si discute, si fanno tavoli tecnici, si discute a Palermo, a Roma, a Siracusa, eccetera, la gente continua a morire, e questa strage la vogliamo fermare il prima possibile. La redazione di Facebook la ringrazio, Don Palmiro, e buon lavoro. Grazie a voi.